Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici, bentornati sul mio canale. Benvenuti, se è la prima volta, anche oggi facciamo un episodio di Ghost of Tsushima. Dunque, allora, muoviamoci, andiamo a parlare con Taka, che pare essere il committente della nostra missione. Taka, grazie ai tuoi sforzi, Yarikawa può sperare di farcela. Devi essere orgoglioso. Lo sono, signore. Ma i mongoli sono sempre più agitati là fuori. Ora sanno che Yarikawa non si arrenderà e cercheranno vendetta. Attaccheranno stanotte? Ne dubito. Ci terranno svegli per poi attaccare domani, quando saremo esausti. Cerca di riposare un po'. Lo spettro di Yarikawa. Quasi dimenticavo. Yuna è nel torrione. Vuole che la raggiunga. Grazie, Taka. Il torrione di lì. Quindi copriamo la distanza che manca. E andiamo a parlare con Yuna. Oh, salve, Uchitsune. I preparativi per difendere la città procedono. Eikoku dice che è merito dello spettro e vi ringrazio. Ma ciò non cambia la mia opinione su vostro zio. Non importa. Senza più samurai, ci serve il vostro aiuto. Ci serve carne da macello per i mongoli. No, ci servono più che mai le qualità che distinguono Yarikawa. Abilità e coraggio. Ci penserò su. Facciamo che ci pensa su, dai. Allora. Penso che dobbiamo salire di qua per trovare Yuna. Salire ancora, però prima prendiamo le provviste, ragazzi, ne sto facendo tantissime e questa è una buonissima cosa. Anche tu sveglia. Hanno ucciso il samurai. Quante possibilità hanno dei contadini? Dobbiamo tentare. Penso tu ne abbia più bisogno di me. Ma sì, imbriachiamoci prima della Kenji battaglia. Kenji ha passato il resto della giornata con un sandalo solo. È terribile. Mia madre ne andava matta. Lo beveva come fosse acqua. Si infuriava quando rimaneva senza. Urlava: dov'è il mio tè? Una donna esigente. Spezzò il braccio a Taka quando aveva 6 anni. Lo portai via. Il più lontano possibile da lei. Seppi che la trovarono un mese dopo. Riversa in una strada. Sei stata coraggiosa a proteggere Taka. A volte possiamo solo allontanarci da quello che conosciamo.
Jin, ci siamo. Alle porte. Ok, siamo sopra, dai. Jin, Yuna, i mongoli! Andiamo. Sono vicini? Alle porte della città, se riescono a passare. Li fermeremo. Eccolo, lo spettro! Lo spettro, salvateci! Taka, raduna chi non può combattere e portali al torrione. Gente, rifugiatevi tutti al torrione, presto! Sono alle porte! Ci attaccano! Sfonderanno la porta. Pronti a resistere! Uccideremo chiunque oltrepassi queste nostre mura! Non fateli passare! Arcieri, scoccate! Per Yarikawa! Per lo spettro! Usiamo il colpo di Yarikawa. Non cambiamo forma, sennò non ne usciamo più da questo scudo. Non riesco mai a rotolare. Difendete la posizione! Yuna, con me! Dove Yuna? Di là! Respingeteli! Difendete la porta! Un colpo di Yarikawa pronto! Vai! Porta! Respingeteli! Cambiamo forma, la lancia. Succede qualcosa? Sono in fuga? Stanno arretrando. Li abbiamo appena scalfiti. Cosa hanno in mente? Vogliono attirarci fuori. Hanno le catapulte. Cerca di tenerli lontani, poi torna al torrione. Io mi occupo delle armi da sé. Vengo con te. No, resta con Taka. Penetrare la linea nemica e distruggere quelle armi d'assedio. Tornati. Vai, assassino catena. Ok, non poteva durare in eterno, ragazzi. Ne abbiamo ammazzati 5, però. Aia, tutte quelle armi lanciatore, faccio infuocare. Eccoli là. Tiriamoci qua sotto. Vai. Chakra!
catena. Nascondiamoci. Cosa abbiamo come armi? Fatemi vedere. La cerbottana, abbiamo ancora un dardo, vendiamolo qua. Saliamo su di qua. Ma di corsa, ci avrebbe visto comunque. Usiamo il fuoco di Yarikawa. Yarikawa ce l'abbiamo pronta. Aia, sempre frecce infuocate. Fuori una. Una di due e due di due. Hanno sfondato le mura. Ma possiamo ancora respingerli. Non sarà facile tornare alla fortezza. Ce li ho avuti praticamente addosso. Sia benedetto l'inventore del colpo di Yarikawa. Ah, nuovamente frecce infuocate. Allora, abbiamo altre persone da salvare, eh? Vai, a catena. Viste. Questo era sveglio in un modo incredibile, eh? Ha visto che gli correvamo incontro e abbiamo fatto comunque l'omicidio silenzioso, tra virgolette, chiamiamolo silenzioso. Vediamo se possiamo prendere la catena. Colpo di grazia. Ottimo.
Allora, ne abbiamo sterminati un bel po'. Vediamo chi c'è ancora in giro. Sempre se li dobbiamo uccidere tutti, eh sì. Ce ne sono altri in quella zona lì, vedete? Abbiamo pronto anche il colpo di Yarikawa, se qualcosa andasse male. Ok, andiamo col colpo di Yarikawa. Vento, ce l'abbiamo già pronto. Abbiamo un altro colpo di Yarikawa. Nessuna pietà. Già che ci sono, sto approfittando per tirare su tutte le provviste, tutto ciò che c'è in questa zona. Penso che dobbiamo tornare, ok, alla fortezza di Yarikawa. Abbiamo pulito tutta la zona e ha pagato pulire tutta la zona. Ecco qua. Il generale Temuge si avvicina al torrione. Vediamo di far saltare il tubello scuro. Quanta gente c'è ancora in giro? Giusto per saperlo. Eccolo. Temuge, affrontami! Lo spettro! Kotun mi ricompenserà per la tua testa. Io sono Jin Sakai e ho ucciso uomini come te in tutta l'isola. L'isola sarà intrisa del vostro sangue! Attento, Temuge. Da morto non avrei alcuna ricompensa dal Kotun. Un tiro fortunato! Non succederà di nuovo! Seminato morte ovunque, Temuge. Ma questa è la fine. Massacrando i capi potrà attivare a forma dello spettro. L3 più R3. Basul, è
ecco il vostro bellissima generale. Via. Ho molto proprio lo stile Akira Kurosawa come l'hanno fatto. Popolo di Yarikawa, non risparmiate nessun mongolo, nessuna pietà per Yarikawa. Yarikawa! Ma come scappano? Prendeteli senza pietà, terminiamoli. Uccidi i nemici necessari senza subire danni per attivare la forma dello scudo. È terribile! Distruggiamoli! E castighiamoli! Per lo spettro! Grazie, la musica è stupenda! Tutti alla porta! Avanziamo! Per lo spettro! Ecco di nuovo a forma Lego Spettro. Respingiamoli! Distruggiamoli! Per lo spettro! Uccide, codardi! Fantastica veramente a forma Lego Spettro. Yuna! La città è salva. Ora aiutiamo Lord Shimura a salvare la nostra isola. Noi non siamo soldati! Chi ha ucciso questi mongoli? Chi ha resistito all'assedio? Chi ha salvato Yarikawa? Noi! Non potete restare e aspettare che i mongoli attacchino ancora! Voi dite di non essere soldati, ma siete guerrieri. Possiamo sconfiggere gli invasori e salvare il paese, ma solo se stiamo uniti. Lo spettro di Yarikawa. Recluta la gente Yarikawa per radunare un esercito. Molto probabilmente avremo un trofeo adesso, eh? Nuovo punto acquisito. Il tuo amico ha sconfitto uno dei miei migliori generali. I miei uomini ora credono che lui sia invincibile e tu dimostrerai che hanno torto. Non voglio la ricompensa per la testa di Jin. Hai smesso di avere a cuore i tuoi leali cappelli di paglia. Jin è il miglior spadaccino dell'isola. I miei uomini non possono uccidere. Ci sono tanti modi per eliminare un nemico. Trovane un altro. E se non dovessimo ucciderlo? Ok, ragazzi. Abbiamo terminato il nostro episodio. Abbiamo ottenuto la forma dello spettro, massacra furtivamente o uccidi i nemici necessari senza subire danni. È fatta. Yarikawa lotterà insieme a noi. Mio zio vorrà sapere la buona notizia. Ok, facciamo il trofeo guida del popolo e abbiamo la resa dei conti. Dubito che sia l'ultima missione del gioco, ragazzi. Ecco qui, incremento leggenda massimo, parla con Lord Shimura. Ma lo vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. Questo è stato un
un episodio veramente incredibile, davvero incredibile. Mi è piaciuto tantissimo quello che è successo nel mentre di questa faida, diciamo, durante l'assedio di Yarikawa. E che dire, grandissime emozioni veramente con Ghost of Tsushima. Quindi se vi è piaciuto a voi l'episodio, anche solo la metà di quello che è piaciuto a me, chiedo a tutti di lasciare un bel like che aiuta una cifra, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi al canale per sapere quando e come, a tramite notifica ovviamente attivando la campanella in alto a destra, saprete che vi caricherò un nuovo video di Ghost of Tsushima, che vi vado ovviamente a registrare immediatamente perché voglio vedere come va avanti. Quindi ciao ciao a tutti, grazie di aver visto questo video e alla prossima.